copia, quando è affiatato, riesce a fare delle cose, un gruppo, due amici, un gruppo di amici, riescono a fare delle cose che nessuno da solo riuscirebbe a fare. E perché esistenziale? Perché noi siamo nel mondo, e dunque è l'esistenza, per non dire spirituale, no? Percorso dell'anima per la crescita esistenziale. Importante traguardo per il Festival del Saper Vivere Fino alla Fine, che in questo 2022 ha festeggiato il decennale. Appuntamenti variegati, suddivisi in tre giornate, dal 7 al 9 ottobre, nella città di Sanatoglia. Per la prima volta il Festival ha ricevuto anche il sostegno della Regione Marche. Fino alla fine ha esplorato la tematica Pace, percorsi dell'anima per la crescita esistenziale. Questa edizione ha proposto un dialogo sulla finitudine tra il mondo delle cure palliative e la pratica della fototerapia, presenti per l'occasione ricercatori e professionisti autorevoli. Apertura del Festival al Teatro Comunale con il saluto del sindaco di Sanatoglia Luigi Nazareno Bartocci e del vice sindaco Deborah Brugnola. Sono intervenuti nella giornata di venerdì il presidente onorario del Festival Sergio Giorgetti e i due presidenti artistici Aires Marques Pinto e Roberto Calosi. È stato presentato anche in anteprima il video commemorativo di tutte le precedenti edizioni realizzato dal videomaker Riccardo Seri di Video Tolentino. A parlare della propria esperienza di vita legata alla kermesse sono intervenuti Roberto Galassi, coordinatore medico dell'Hospice di Loreto, Alessandro Gambini, medico dell'Hospice di Loreto, Stephen Connor, presidente del Worldwide Hospice and Palliative Care, Marino Scattolini, presidente del CAI di San Severino Marche, Stefano Sattua Pagnanelli, direttore della scuola di yoga Surya Om Candra, Giuliano Mosca, fotografo e artista grafico, Marina Marques, curatrice dell'esposizione Last Frame Project, Sergio Giorgetti, medico responsabile dell'Hospice di San Severino Marche, Nicoletta Braga, artista e docente dell'Accademia di Belle Arti di Brera, Ivana Padoan, responsabile del Centro Studi Diritti Umani dell'Università Ca' Foscari di Venezia, Mark Wheeler, fotografo e psicoarteterapeuta registrato presso lo United Kingdom, Neil Gibson, docente del corso di laurea in servizi sociali all'Università Robert Gordon in Scozia, Del Lowenthal, professore emerito di psicoterapia e counseling dell'Università di Roehampton. Le conclusioni sono state affidate al dottor Massimo Mari, direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'Area Vasta 2. Un compleanno importante, quello che si celebra qui in questo weekend a Sanatoglia, qui con noi il sindaco. Il festival ritorna per la terza volta nella sua città. Sì, per il terzo anno, quest'anno poi è la decima edizione, quindi è un compleanno particolare, è anche un evento particolare, capita dopo due anni di chiusura, quindi è un evento in presenza, siamo lieti di ospitarlo, è la terza volta che viene qui e ne siamo felici, di questo ringraziamo Aires e tutti quanti coloro che collaborano con lui e che creano insomma questo festival che è importantissimo per le tematiche che affronta, ma soprattutto per quel suo modo un po' forse particolare e coinvolgente di ragionare sulla vita, su quello che è proprio il percorso della vita nella sua interezza dall'inizio fino alla fine, ragionando su quella che è poi l'effettiva qualità della vita che forse sintetizzandolo lo stare insieme, il prendersi cura l'uno dell'altro in un momento che continua, in un percorso che continua utilizzando, se così possiamo dire, quello che l'uomo, la capacità artistica, la natura ci mette a disposizione, cioè che è la bellezza dei borghi, la bellezza dell'ambiente, la bellezza delle persone, la bellezza delle immagini e la bellezza soprattutto dei sentimenti di chi, tanti lo sono, che lavorano negli hospice e che vivono pienamente quei sentimenti, a volte anche dolorosi, ma che servono a dare alla vita un senso compiuto per la vita stessa e anche per il futuro della vita che poi continua, secondo me, nel ricordo e in tutto quello che ognuno di noi lascia di se stesso, ai propri figli, al futuro e alle persone che ha incontrato. E questo incontro è importante, anzi speriamo di essere all'altezza come comunità, ma soprattutto che
di portare fortuna a questo compleanno importante del Festival del Saper Vivere. Presidente onorario di questo festival, il dottor Sergio Giorgetti, responsabile dell'Hospice della città di San Severino Marche. Sin dall'inizio hai seguito questo festival, fino alla fine che cosa rappresenta? E fino alla fine rappresenta tutto praticamente, perché la filosofia delle cure palliative, degli hospice, dello stare vicino a chi soffre fino alla fine, significa come saperci stare. E questo festival in queste edizioni, in questi anni, ci ha insegnato a come comportarci. Soprattutto il festival ci ha fatto capire che nel mondo della medicina, diciamo, la cosa che conta di più è il paziente, la sua famiglia, i suoi affetti, i suoi sentimenti. Cioè, lo stare nel mondo del paziente significa iniziare a curarlo e saperlo curare, ascoltare il paziente, ascoltare la sua famiglia e creare le occasioni migliori per poter stare a suo agio in questa fase della vita. Da quello che è emerso da questa prima giornata, è sempre più importante lavorare in sinergia, in equipe tra professionisti. Assolutamente sì, cioè non c'è più il padre, il paternalista del medico che era lontano dalle persone, ma ci sono un'equipe fatta anche dalle persone più semplici, dalle persone che hanno meno responsabilità, ma che al tempo stesso riescono a comunicare con il paziente più degli altri. E quindi sono fondamentali, sono dei tasselli senza i quali non si può fare la cura o il pensiero della cura. E quindi rivolgersi a tutti, non solo ai tecnici, ai sanitari, ma soprattutto alle persone che vivono intorno al letto del paziente. Quanto è importante ritrovarsi ogni anno per celebrare questa giornata mondiale? È fondamentale, perché è la carica, è la forza che ci dà per andare avanti. E noi dobbiamo in qualche maniera rimetterci in questo cenacolo di idee, di pensieri, e scambiarceli e capire e poi ritornare ai nostri pazienti, e questo è fondamentale. Una sera c'era un paziente particolarmente grave, ero preoccupato così e non riuscivo a prendere sonno. Allora, cosa mi vesto, vado giù, vedo almeno, no? Vedo come va. Allora sono arrivato in hospice, era prima mezzanotte, e c'era un odore di castagnoli, di frittelle, una cosa del genere. E viene l'os vestita con la parnanza, no? Che stava cucinando insieme a tutti i familiari dei pazienti ricoverati, cioè tutti quelli che facevano la notte, cioè tutta gente, e c'erano gli spaghetti di mezzanotte. Cioè, quindi a quel momento ho capito, no, la forza di questa cosa, di questo pensiero, perché il Festival del Saper Vivere non è altro che un pensiero, non è un qualcosa, è un pensiero che si fa vita, si fa realtà nella pratica clinica. E quindi quel medico che era in me, che aveva detto no, questo non lo posso tollerare, e probabilmente si era messo tutto da parte ed aveva ripuntato a vivere insieme a quelli che stavano dentro l'hospice. E questo è il Festival del Saper Vivere. Da un racconto di un'esperienza all'altra, lascio ora la parola a Nicoletta Brata. Intanto grazie, sono molto emozionata di essere qui a Sanatoria dopo un po' di anni, l'ultimo è stato nel 2019. E ho trovato, cioè, hanno risuonato, come dire, nelle mie orecchie tante parole in cui mi ritrovo totalmente, che sono innanzitutto condivisione, sinergia, Roberto ha parlato prima di bellezza, di arte, insomma tutte cose che io appunto amo, e soprattutto prima di parlare dell'esperienza di Venezia, perché poi appunto io sono qui per l'edizione, quella del Saper Vivere appunto fatta poi a Venezia, volevo proprio dire che sento tanto amore, tanta energia che mettono tutte le persone qui presenti e anche la popolazione, anche tutti gli abitanti di Sanatoria, anche quelli che non sono qui presenti, perché è rappresentati dal sindaco e rappresentati anche dal vice sindaco, proprio perché si sente nell'aria, c'è qualcosa che arriva. Le parole dicono tanto, ma dicono anche tanti corpi, anche i nostri gesti, non solo le parole. Le parole sono importanti, sono un mezzo di comunicazione
che noi utilizziamo primario, però tanto dicono anche appunto tutti i nostri corpi, proprio anche fino alla fine, fino all'ultimo proprio gesto, fino all'ultimo sguardo, fino all'ultimo respiro. E poi è venuto un sottotitolo qui: chi non pensa alla fine spesso perde tempo. I miei pazienti, quelli più seri, non pensano mai alla fine. Io metto sempre in terapia quanto tempo vogliamo lavorare insieme, pensando all'inizio già quando sarà la fine, perché la malattia mentale, in cui si perde tempo della vita, è un po' senza fine, dimentica che comunque la fine c'è. Dobbiamo fare l'evento, oggi si doveva fare, a me fa bene farlo. Portare vita nell'hospice, gli spaghetti delle 24, no? Questo mi sembra un concetto tecnico che è assolutamente fondamentale, aioli e peperoncino, quelli che ti lasciano l'alito buono, che ti ricordi che sei vivo. E un altro elemento importante che ho sentito in Venezia, sono arrabbiato che non mi fanno andare a Venezia, l'amore si vede nella sua profondità quando si solleva l'ancora. Questo penso che sia un concetto importante, che quando te ne vai, levi l'ancora, beh, quanto era fonda questa relazione, la vedi lì. Tante volte mentre ci stavi dentro non te ne sei accorto, e questo è molto importante come concettualità del fino alla fine. In questo 2022 si festeggiano i primi 10 anni del Festival del Saper Vivere Fino alla Fine, ideato da Aires Marques e Pinto. Una bella occasione ritrovarsi dopo 2 anni di assenza per la pandemia qui in presenza al Teatro Comunale di Sanatoglia. Esatto, questa 10ª edizione è incoronata anche dalla partecipazione di ospiti che sono venuti da lontano, dalla Scozia, New Gibson, Mark Wheeler, un inglese che abita in Scozia, Del Loventhal, che è venuto da Londra, che sta arrivando adesso perché non poteva venire prima, e un carissimo collega danese, Peter Bjorn, formando questa equipe di lavoro, perché questa edizione è un incontro di lavoro di un'equipe interdisciplinare e internazionale per progettare, non per il prossimo anno, per i prossimi 10 anni seguenti, un percorso a lungo termine di approfondimento di piacere, per festeggiare il miracolo dell'incontro. Quando accade che non soltanto delle persone si incontrano, ma che si riconoscono profondamente nell'anima, che possono partecipare alla costruzione di un qualcosa insieme e che nasca, che emerga dall'incontro stesso di queste persone, c'è un'energia, una forza che nasce da questo stare insieme, che è la ragione principale del festival stesso. E questo 10º anniversario è stato celebrato quest'oggi anche con un video che ripercorre tutte le edizioni e in cui tanti dei presenti si sono rivisti. Ecco, questa cosa del tempo, perché il presente è così evidente, è così totalizzante, che a volte ci dimentichiamo di documentarlo, no? Sembra che non è necessario. E invece il lavoro delle persone che documentano e che permette poi la creazione di una narrazione in testimonia, cioè una testimonianza del tempo che passa, del presente che fiorisce in un certo momento, ma che poi
rivederlo ci dà la possibilità di fare un Photoshop della memoria, no? Ricordare, ripassare, è importantissimo. Dunque questa edizione è un'edizione anche di riconoscimento dell'importanza della documentazione. Grazie alla documentazione fatta molto in base al materiale raccolto da Vido Tolentino, Canale 16, ha permesso a tutti i partecipanti anche di emozionarsi vedendosi 10 anni fa o alcuni anni fa anche, con cambiamenti che nel momento che stavamo vivendo non potevamo mai immaginare che avesse questo significato. E dunque un applauso a Vido Tolentino, a Riccardo, a Chiara Del Pupo e a tutta l'equipe di Vido Tolentino. Grazie. La giornata di sabato è iniziata sempre in teatro con la consegna del premio Movimento Hospice Marche, conferito in questa edizione del 2022 ad Anna Bottaccio, medico dell'Hospice di Loreto. Riconoscimenti consegnati durante la cerimonia anche al comune di Sanatoglia, ribattezzato Borgo della Fototerapia, e poi a membri del GRIFO, gruppo di ricerca internazionale sulla fototerapia. Inoltre, la medaglia al merito culturale, realizzata da David Stettler, CEO della AJ Group, è stata consegnata a distanza anche a Rosie Martin, pioniere della fototerapia e artista che vive e lavora a Londra. Riconoscimento anche per Mark Wheeler, fotografo e psicoterapeuta nel Regno Unito, Adele Lowenthal, presidente della Southern Association for Psychotherapy and Counseling's Existential Analytic Training e professore emerito di psicoterapia e counseling dell'Università di Rehampton. Neil Gibson, docente del corso di laurea in servizi sociali e di post laurea in fotografia terapeutica all'Università Robert Gordon scozzese. A Nicoletta Braga, artista e docente di fenomenologia del corpo nel biennio di terapeutica artistica dell'Accademia di Belle Arti di Brera a Milano. A Roberto Calosi, artista, psicoterapeuta e arte terapeuta, presidente della Scuola Waldorf di Firenze. Ad Aires Marques Pinto, semiologo, coordinatore del GRIFO, gruppo di ricerca internazionale sulla fototerapia. Spazio poi al gruppo teatrale Avis Aido di Sanatoglia, che insieme al futuro coro di Voci Bianche e Grigie ha eseguito il tradizionale inno del festival fino alla fine. Il pomeriggio di sabato è stato dedicato alla condivisione dei risultati delle azioni socio-comunitarie svolte tra Sanatoglia e Matelica, comune ed istituto comprensivo, e poi Firenze, scuola Waldorf. Interventi sulla fototerapia e fotografia terapeutica in hospice. A seguire workshop GRIFO Friends APS. Inoltre mostre, installazioni, laboratori ed attività formative, ludiche e pedagogiche negli altri spazi del Palazzo Comunale e nei dintorni di Piazza Leopardi. Del gruppo di autoaiuto per l'elaborazione del lutto è stata la dottoressa Francesca Focardi in un'intervista video. La giornata conclusiva di Fino alla fine 2022 di domenica è iniziata nella piazza del comune di Sanatoglia, da dove è partita la tradizionale viandanza fino al parco fluviale alle sorgenti dell'Esino, con esercizi fotografici sul camminare come metafora del vivere.
momento di particolare emozione, questo della viandanza. Persino le parole risuonano in un modo diverso in mezzo al silenzio della natura. Un silenzio abitato da una miriade di piccoli rumori che compongono una strana armonia. Questa specie di musica attrae dei pensieri, pensieri che si intrecciano come melodie, melodie quasi tristi, quasi gioiose. Siccome ci sono qui anche dei nuovi amici e alcuni di loro provengono da territori che in questo momento sono scenari di guerra, ci viene naturale augurarci che il prossimo anno si possano fare altri percorsi dell'anima per la crescita esistenziale, magari in un mondo di pace.